Pronti, pronti, si parte con la puntata numero 11 del Party Virtuale edizione 3, il PV3, una puntata scoppiettante. Salutiamo Lopez che è un po' febbricitante e oggi mi ha lasciato una bella pesca che è anche un po' fuori stagione della regia, quindi abbiate pazienza, se qualcosa non partirà c'è un motivo, il motivo è che la devo far partire io. Saluto subito Federico Di Gesù che invece si trova a pilotare quella che è la nostra regia per quanto riguarda l'audio ed è bello che ciao, collegato. Belli. Come state? Buon lunedì a tutti. Eccoti qua Federico Di Gesù, ti vediamo nel tuo studiolo, stai bene? Sei in forma? Eccoli. Tutto bene, un po' provato perché oggi il buon sonnacchio mi ha un po' spremuto le idee, però tutto molto bene. Avete realizzato una grande cosa, non so, io non voglio spoilerare prima del tempo perché Sonny dopo m'ammazza, però hanno realizzato una grande cosa che nei prossimi giorni Sonny renderà pubblica. Saluto Matteo Pandolfini, il DJ Pando! Buonasera, buon lunedì a tutti, ciao Matteo! Tra l'altro oggi è un lunedì speciale ragazzi, perché è l'ultimo lunedì prima di Natale, quindi ognuno di noi si sta chiedendo come sarà questo Natale, perché sarà un Natale un po' diverso da quelli precedenti, ma sarà penso ugualmente bello, magari saremo un po' di meno in casa, però insomma secondo me sarà un bel Natale anche perché c'è party virtuale. Beh certo, con party virtuale non puoi sbagliare. Io voglio salutare anche Gary Chaos che è ovviamente nella sua postazione in quel di Imola, lì vicino. Il Natale virtuale quest'anno ragazzi, ce la faremo? Ma sì, dai, io dai, ho messo su anche l'albero seguendo le indicazioni di Pando con un po' di ritardo rispetto a lui, però è un albero un po' futuristico. Arriveremo al 2021? Chissà. Ma certo che ci arriveremo, 100%. Dai, volevo partire un po' tragico, non ce l'ho fatta, vabbè dai. Ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo perché con noi c'è Vera Della Scala. Buonasera a tutti. Oh, vedi che anche te c'hai l'alberello alle spalle, Vera? Esatto, solamente per voi ho cambiato location questa sera e volevo dire che party virtuale è salutare. Oh, vedi che ha fatto anche il jingle. Ciao, è salutare, ciao. Dopo una settimana in cui era lui febbricitante, è tornato il DJ della musica latina, Manuel Vecchi. Eccomi qua ragazzi, tornato super carico, mi siete mancati veramente tanto, anch'io mi sono natalizzato pronto per questa settimana insieme a voi, buona settimana a tutti. Come sapete noi siamo collegati anche con una TV, una Smart TV, quella dell'International Blog, di cui c'è solo un capo, fondatore, presidente e proprietario, che è Giulio Strocchi. Ciao Giulio! Ciao a tutti voi! Come stai? Sei socio unico, no? Bene, ho fatto 3 anni di International Blog, compleanno sabato. Siamo usciti anche su TGCom 24, siamo stati menzionati lì, una gran conquista. Bene, ho visto che c'è stata tanta chiacchiera intorno alla tua piattaforma e mi fa piacere. Così come mi fa piacere che oggi non c'è Mugo, ma c'è Babbo Natale! Oh. Ciao ragazzi! Come stai, Master? Bene, bene, mi sono messo sto cappellino Frankie, anche se il 24, 25, 26, 27 staremo in casa e io farò delle dirette rock and roll come sempre. Bravo Mugo, bravo, non ti piegare alla pigrizia che può essere un'arma doppio taglio di questo periodo, ma non dobbiamo caderci, non ci cade sicuramente il più attivo di tutti e lo dimostra il conto in banca Sonny Vecchi. Vecchi. Oh. Voilà. Buonasera a tutti ragazzi, avvolto dalla luce nera perché oggi sono nero come i miei nuovi occhiali che ho piacere voi notate, insomma vedete quanti. E anche uno sponsor, ho sentito una ragazza che facevi roba con quegli occhiali lì, cioè acchiappi. Infatti acchiappo, proprio per questi occhiali qui invece, vabbè niente, dai. Che se allora ragazzi, pronti per acchiappi bella... con l'occhiale, dopo sotto però sotto sai già che c'è il borsello che è meglio. No? sì, lo stare. Scaccia si chiama Tony, lo ma scaccia. Ci sono delle diotrie in quelle lenti da recuperare o sono quelle proprio per riposo?
No, no, queste sono quelle per riposo, ragazzi. Cioè, si utilizzano per vedere meglio parte virtuale, perché dopo ore e ore di riunioni qua inizio a vedere sfocato. No, ma infatti dicevo, per riposarsi prima bisognerà stancarsi. Non capivo dove era il... Ragazzi, oggi ho fatto delle cose importanti che mi hanno stancato. Comunque... Prima di mandare la prima rubrica, Sonny, volevo andare a salutare insieme a Pando gli amici di Adotta un DJ e farlo diventare un lavoro vero. Sì. Allora, fanno proprio. Assolutamente, salutiamo Graziano, tutti gli iscritti alla pagina che ci stanno condividendo, e auguriamo a tutti i DJ, insomma, di tornare a farlo diventare un lavoro vero dal 2021, ovviamente. Mo voilà. È il nostro, diciamo, augurio che facciamo un po' a tutti. Io sono peraltro iscritto praticamente a tutte le piattaforme di Graziano, per cui mi guardo un sacco di roba che lui pubblica sulle riparazioni, la tecnologia, le cose usate, le cose nuove, cioè le guardo un po' tutte. Devo dire che siamo come sempre molto vicini a Radio Bruno, anche se in questa puntata e anche nella prossima non saremmo in cross posting sulla pagina per via della programmazione natalizia che Radio Bruno ha fatto anche ovviamente sul canale Facebook, ma ritorneremo molto presto. Poi peraltro nel 2020 ci saranno grandi sorprese. Voglio 2021, prima di far fare il lancio 2021. A Sonny dare il benvenuto a una nuova entrata del party virtuale. Lo sapevate che c'è una nuova ragazza che è appena entrata? Da oggi? Forse anche armata nel microfono, questo ma non lo oggi, so, con lo spero, sempre. E si chiama Elena. Ciao Elena! Lucilla. No, la Lucilla no. La presentiamo dopo, è che è all'interno della rubrica di Vera della Scala. Dov'è Elena? Dov'è andata? No, non c'è. Ingresso in corso per Elena. Diamole il tempo, non è che una può entrare così subito. Aspetta. Allora tutti Arriva. Signori, Elena della Scala. C'è Elena, però non ha la telecamera e non ha neanche il video, cioè non è praticamente è totalmente disarmata. Lei dovete capire che forse è la prima volta che utilizza. Ciao. Eccola, ciao Elena. Mi sentite? Ok, perfetto. Come state? Ti sentiamo. Puoi mettere la telecamera in orizzontale? Scusa, appena conosciuti, fare subito una proposta del genere potrebbe parere un po' scortese. Vedi così adesso. È avanzata, devi... una proposta avanzata. Allora arrivo. Allora adesso... è una proposta tutti... avanzata, detto, attenzione. Però dovresti... però è sempre la solita storia. Mettiamoci tutti in posizione in modo da vederla dritta. Molto non c'è la rotazione, Elena. Eccola. È tornata verticale, no, ma però normale. Ok. Sì, perfetto. Va bene, okay. Dai. Vabbè, mettiamola così. Ti vediamo perfettamente. Fra un po' ti conosceremo e ti faremo conoscere al nostro pubblico, perché sei una novità proprio di fine stagione. Io intanto andrei da Sonny perché c'è un servizio che sta per partire. Esatto, il primo servizio della puntata di oggi è la rubrica che si chiama Sotto le cuffie, la rubrica che permette di conoscere a fondo un DJ. Andiamo a vedere chi. Sigla. Aspetta Sonny, ti avevo detto, mi raccomando, falla molto lenta perché devo fare un sacco di operazioni mentre tu lanci, cioè vabbè, faccio di chiacchiere con lei, di vezzeggiativi, di cose belle. Dai Lu, sto per presentarvi una di quelle rubriche. Diamo il benvenuto a un emozione. Esemplare di femmina molto interessante. Dai, facciamo partire, sigla. Siamo pronti per ospitare all'interno di Sotto le cuffie un DJ molto bravo che è già stato a party virtuale, ma grazie alla nostra rubrica riusciremo a ispezionare nel dettaglio. È con noi Sandro Murro. Sandro, benvenuto all'interno di questa rubrica che parla proprio di DJ. Ciao, grazie per avermi invitato, a tutti gli amici di Party Virtuale, un abbraccio dalla mia Sardegna, mi fa molto piacere stare in combriccola con voi, è come sentirsi in un salotto virtuale, però ci sentiamo uniti e sento una canzone a me familiare in sottofondo, tra l'altro. Aio! Grazie.
Devo dirti, stava, Sandro, che stava. Siamo molto molto pieni di canzoni tue, noi nei nostri archivi, perché fai della bella roba che a noi piace e ci piace suonarla. Ma adesso parleremo, appena è finita proprio la rubrica, che è un botta e risposta, e andremo un po' più nel dettaglio, magari ci godremo anche qualche pezzo ascoltandolo bene come il pubblico vuole. Ti devo fare una carrellata di domande e tu dovrai cercare di soddisfare la curiosità dei nostri ascoltatori. La prima traccia che hai suonato in discoteca, te la ricordi? La prima traccia che ho suonato in discoteca, quanti secondi di tempo e come rischia tutto? Puoi prenderti il tempo che vuoi. Con le ho le cuffie, la parte di scherzi. La prima traccia che ho suonato in discoteca, guarda, Patrick Hernandez, Born to be Alive. Beh, un grande classico, eh? Un grande classico. Ragazzi. Penso che continui a suonarlo anche a distanza di tempo. Sono quelli che non muoiono mai. Che tra l'altro è anche l'unico che ha fatto, no, Patrick Hernandez? Cioè, sì, di botto, ne ha fatto altri, ma poi l'avevamo perso. Comunque ha fatto quello, il disco della vita, e devo dire che era elettronica pura già da allora, se non erro era il 1978-79, una produzione che arrivava dal Belgio ed era molto interessante, soprattutto perché poi la versione estesa durava 12 minuti, era bellissima, un'eternità praticamente. Eccola. Qual è stato il primo disco, dato che tu sei molto famoso anche per le tue produzioni e per i progetti musicali che hai fatto, la prima produzione che hai fatto che è stata editata da qualcuno, cioè che è uscita proprio ufficiale? Allora, la mia produzione discografica è stata nel 1987 con Crazy Night, non avevo appena la patente, quindi ero fresco, sbarbato, e me la stampò Lombardoni, la mitica Disco Magic, nel 1987, si chiamava Crazy Night. Bene, bene. Il locale a cui sei rimasto più affezionato, magari perché ci hai lavorato di più, magari perché era una fase importante della tua carriera, qual è stato? Allora, una fase importante della mia carriera è stata sicuramente la discoteca Kilton di Assemini, che mi ha fatto da trampolino di lancio e mi ha dato la possibilità di farmi conoscere in tutta la mia regione, ma anche oltre confine. E infatti molti amici che venivano, non so, anche per lavoro, chi faceva il militare e venivano da tutta Italia, hanno riportato le mie cassette nelle loro regioni e mi hanno fatto diventare molto popolare. Quindi credo che... per amore e soprattutto perché mi ha dato il trampolino, credo di citare il Kilton. Poi ci sarebbe anche il K2 e poi sono particolarmente legato anche al Biggest e anche al Gazebo. Sono i locali che mi hanno dato molto, alla quale sono ancora molto legato. Nella carriera un DJ a volte si specializza, a volte spazia invece su più generi. C'è un genere musicale che non hai fatto, che avresti potuto approfondire perché magari ti piaceva? Ah, perché magari mi piaceva, ok. Sì, però magari, sai, preso da altri locali, da altre situazioni in cui avevi già un palcoscenico aperto. Ti dico già la mia derivazione. Io provengo dalla black music, quindi tutto quello che è black house, mischiato alla tech house, al funky, e poi con anche infiltrazioni pop, visto che ho fatto anche gli anni 80, quindi sono stato contaminato dal pop british, che voi tutti conoscerete sicuramente. Credo un genere musicale, adesso lo dico così per sorridere, perché voi siete dell'Emilia Romagna, il liscio non l'ho mai messo, ecco. Così per sorridere lo dico. Però devo dirti che a noi DJ di questa zona, prima o poi un pezzettino di liscio capita sempre di doverlo mettere, anche se facciamo serate di tutt'altro tipo. Sì. Ok, no, adesso l'ho fatto per sorridere. Comunque ho cercato di accontentare sempre un po' tutti, anche perché io sono un DJ che, tra virgolette, commerciale, e quindi nel mio lavoro tra radio e discoteche ho sempre fatto musica per grandi eventi e per tante persone, quindi ho sempre spaziato. Adoro chiaramente l'house music, l'elettronica, la tech house, ma questi sono, diciamo, nuovi innamoramenti recenti, ecco, quindi... Tu sei uno che ha fatto veramente tanti successi da ballare in discoteca. C'è un disco che più degli altri ti identifica? Cioè la gente dice, ma tu sei quello di... Ne ho fatto molti. Sotto mentite spoglie ho lavorato anche molto come ghost producer. Quindi diciamo quello a cui sono più legato è quello che un po' sofferto di più. E poi è arrivato il successo. Io direi Ride on the Rhythm, che ho firmato col progetto di Blackwood.
mi ha dato molte soddisfazioni. Esatto, è proprio questa qua che sentiamo in sottofondo ed è quella che mi ha dato un più colpo, Federico Di Gesù, tu non sai, tu non sai quanto l'ho suonata questa, e pensare di aver avuto anche l'onore di remixarti un pezzo per me è fantastico, quindi bellissima. Guarda, Gary, bellissima. Io ti ringrazio e tra l'altro volevo raccontare un aneddoto. Quando è arrivata la cantante dall'America per cantarmi Il Provino di Ride on the Ridon, mi aveva detto: ma che cavolo di canzone mi stai facendo cantare? Io sono arrivata 6 ore fa da New York e mi fai cantare questa merda, mi ha detto, capito? Ci siamo rivisti 6 mesi dopo perché mi doveva cantare My Love For You e gli ho detto: bene, allora la merda te l'ha dati i soldini per vivere, vero? Avevo ragione io, in effetti, hai capito? Sti americani, capito? Bisogna mai mettere le mani avanti perché a volte si rimane sorpresi. Era arrivata a fare il turno, quindi era lì con la puzza sotto il naso, ecco, questi italiani che chissà cosa sanno fare. E invece gli abbiamo dimostrato che... Entriamo all'interno della tua vita di produttore. Quante ore passi in studio in una giornata, mediamente? Beh, io sono uno che quando inizia un progetto o un provino, diciamo, lo porto almeno all'85%, 90% in 2 giorni lo cerco di portarlo, non dico proprio al massimo, ma a un livello tale che un produttore lo capisca e riconosca subito se è il caso di investire tempo e denaro. E quindi io, diciamo che in 2 giorni riesco a portarlo a un livello alto. Poi chiaramente ci vogliono un altro paio di giorni per le limature e per le cose tecniche, però diciamo mi applico molto, quindi io penso quando acchiappo il brano e mi piace passo dalle 8 alle 10 ore consecutive. Le tecnologie, Sandro, cambiano, però ci sono strumenti che diventano obsoleti ai quali uno non riesce a rinunciare. C'è qualcosa di tecnologico che non può mancare, anche se è diventato vecchio e ci sono delle cose migliori? Il pianoforte è troppo facile, per me il pianoforte, il sassofono, ma il sassofono non è uno strumento elettronico, mentre invece il pianoforte lo ritrovi in elettronica. Comunque, beh, io sono nato batterista, la batteria, dai, mi è venuto in mente così. Una sana percussione è sempre importante. L'ispirazione normalmente da cosa nasce nei tuoi brani? Qualche volta dal mio background, da quello che ho fatto, da quello che ho ascoltato, facendo anche molta radio, quindi ho immagazzinato tantissimi dati, e poi anche il filo corrente del momento, mi ispiro, cerco di capire il vestito che potrei applicare alla mia composizione. Quindi diciamo potrei, come la moda, guardo cosa va nelle vetrine e poi mi ispiro. Andiamo a vedere un po' invece Sandro Murru senza le cuffie, cioè come persona. Sport preferito? In questo momento bicicletta. La bici è sempre un bello sport, è un modo anche per muoversi. Bellissimo. Si possono unire le due cose. Un personaggio famoso che stimi particolarmente, non per forza del mondo della musica. Tom Cruise, stavo guardando tutti gli episodi di Mission Impossible, mi piace l'avventura. La Sardegna è un posto splendido, ma solamente una persona che è nata in Sardegna può conoscere i posti più belli. Indicarcene uno. Beh, innanzitutto la provincia dove sono nato, è la mia provincia di Cagliari, però la Sardegna è bella tutta, è bella dal sud al nord, dall'est all'ovest. Quindi io promuoverei tutta la Sardegna, sia la parte estiva, quindi la parte balneare con le spiagge e il nostro mare meraviglioso, ma anche la parte interna dove si mangia bene e si respira aria buona. Bravo Sandro. Allora finiamo con un consiglio per i tanti DJ e produttori che magari si sbattono, fanno cose ma non sono mai riusciti ad emergere, magari hanno anche del talento. Quale può essere un consiglio per venire fuori? Ah, guarda, allora anche a me mi hanno detto un paio di volte, le faremo sapere agli inizi della mia carriera, ed ero convinto che loro fossero in torto, e poi dopo 2 o 3 giorni rianalizzando il brano avevo capito che in realtà mi stavo autoconvincendo che fosse bello. Quindi mi raccomando ragazzi, non autoconvincetevi che la vostra produzione sia il disco della Madonna, perché probabilmente ci sarà qualche porta che vi si chiuderà. Però non demordete, insistete, io ho fatto così, ho imparato dagli errori, anche dai no,
e alla fine ci sono riuscito, però ho dovuto faticare molto, quindi nessuno ci regala niente, questo era quello che volevo dire. Insomma, quando pensiamo che faccia schifo è la volta buona, insomma, è quello che dici. Guarda, ti dirò che qualche volta quando eri convinto che non faceva successo è andata. Adesso io ti racconto un altro aneddoto, adesso hai aperto una finestra. Obsession di Chase era nato per scherzo, noi non dovevamo fare il progetto Chase, pensa che si chiamava Obsession con Obsession, eravamo super ghost in quella produzione e poi invece grazie a Radio DJ, a DJ Time eccetera eccetera, eccolo qua in sottofondo ed è diventata un'altra hit e abbiamo vinto il disco d'oro, ma non ce l'aspettavamo ragazzi, assolutamente. Ma anche ragazzi, questo facciamo un grande applauso a Sandro Murru per la sua partecipazione a Sotto le Cuffie, come al solito è stato splendido e vorrei mantenerlo ovviamente in puntata per approfondire poi i vari temi musicali perché c'è tanta carne al fuoco, però vorrei mandare un po' della musica di Sandro, magari un pezzettino Fede per mettere il mosaico di tutta la squadra e ballare un pochettino se è possibile. Si può Fede? Si riesce? Si può, si può. E allora andiamo. Siamo tutti inquadrati, ragazzi. È saltato il disco. Siamo ragazzi, bravo Sandro, adesso approfondiremo un po' i temi ovviamente cercando di capire, so che hai dei progetti, peraltro hai lavorato di recente anche con Gary, no? Sì, allora con Gary quest'estate abbiamo curato un package del mio singolo La Rumba Latina e Gary mi ha realizzato un bellissimo remix che mi ha dato molte soddisfazioni insieme anche altri DJ che hanno collaborato in questo progetto per La Rumba Latina, tutti insieme abbiamo dato un buon apporto a questa rumba latina che quest'estate con le limitazioni, i locali che aprivano, si chiudevano a certa ora, qualcuno è riuscito anche a ballarla all'aperto per fortuna, quindi La Rumba Latina non ce la fa. Però in realtà con Gary ci conoscevamo già da qualche anno prima, ci siamo visti a Ibiza. Sì, tra l'altro infatti La Rumba Latina che l'avevi già fatta uscire, io la sentì per la prima volta lì a Ibiza, ho detto questa è forte. E mi hai detto, ti sei avvicinato in console, questa è forte. Questa è forte, ho detto, ma questo, ci starebbe un remix. È arrivato. E quindi anche grazie al tuo remix ci ha fatto conoscere anche in gran parte d'Europa, perché col tuo sound internazionale mi hai dato l'opportunità di varcare il confine. Grazie anche a te, Gary. Ne approfitto per ringraziare anche gli altri remixer che hanno partecipato, Casiraghi, Francesco Palla e anche Bedo, tutti insieme, insomma, hanno regalato veramente il loro talento per questo progetto. Federico Di Gesù, quanti dischi suoniamo mediamente di Sandro Murru? Tanta roba, perché veramente noi in archivio abbiamo veramente tanta roba sua. Direi parecchio, e soprattutto quando c'era ancora il bel periodo dove si poteva ballare appunto sulle note club, abbiamo fatto tanti remix di appunto Quartersman, quindi parlando degli anni un po' old, che ci hanno riempito tantissimo la pista, perché quelle lì sono sempre, diciamo, roba che funziona con tutte le età e in qualsiasi tempo. È vero. Grazie, fa molto piacere. Non andartene, Sandro, perché parleremo ancora di cose tue, perché devo raccontare una cosa che è successa che è una grande soddisfazione, però prima non volevo lasciare fuori dai discorsi questa bella signorina che praticamente vogliamo far entrare a far parte della famiglia. Aspetta che preparo una vista 2 e la matto, eccolo qua. Ci sono Vera Della Scala e la sua amica Elena. Elena, innanzitutto, buonasera, benvenuta al party virtuale. Ci sono duplicate qua. Elena, o che stai facendo uno scherzo, che lo fa sempre anche Sony, di far finta di parlare, o che non ti si sente il microfono. No, c'è il microfono muto. Ecco. Aspetta, spingi sul pulsantino. Ne ho letto il manuale. Eccoti. Mi sente? Mi sentite? Sì. Perfetto. Sì. Sentiamo forte e chiaro. Sei una romagnola anche tu? Allora, sì, ormai si posso dire che da 5 anni abito qua in Emilia Romagna, però la mia nazionalità è diversa, cioè non sono rumena io.
Ah, ok, però comunque vivi in Romagna, anche te, nella terra della Vera, di Mugo, di Pando e di altri. Wow. Di Giulio. Come lo chiamiamo noi, Elena? Come lo chiamiamo noi? Allora, il pollaio di Milano Marittima. Cioè, noi abitiamo qua. Cioè, Milano Marittima ormai è un posto abbastanza piccolo, però a noi ci piace scherzare, quindi lo chiamiamo pollaio. Si conoscono un po' tutti a Milano Marittima, no? Visto anche Vera, insomma, si conoscono un po' sì. tutti. Sì, dai. È un giro molto unito. È come l'unica un borgo, cosa è il borgo della movida, diciamo, un po' questo. Esatto. L'unica cosa, Pando, che purtroppo Elena non sa, non glielo abbiamo detto, se no non sarebbe venuta, è che per entrare a far parte della famiglia, e qua tiro in ballo anche Sandro, dovrà superare un piccolo test, che è il test ammissione che Sonny fa a tutte le ragazze, vero Sonny? Attento a quello che dici. Vero? Scusa, occhio a quello che dici. No, allora, intanto ti posso dire che te sei già positiva al test, cioè... come va? Adesso, Sonny, non è periodo buono per dire positivo al test. Ma non lo sapevo neanche io. Il test di ammissione. Però allora, il test di solito lo facciamo a fine diretta, cioè quando stacchiamo le telecamere collegate... Non fare il furbetto, che me lo spaventi! No, ma è vero. Sto quindi scherzando! Per guardare meglio. Madonna, sono già emozionata, più del dovuto. Guarda, al test ti dico io cosa sarà. Anche se non sarai inquadrata, dovrai ballare la prossima rubrica che Sonny sta per annunciare. Attenzione. Ballare? Devo ballare? Ballare. Okay. Perché la prossima rubrica è una rubrica musicale, è una rubrica dove fa ascoltare le playlist delle ultime Mala. È vero. E abbiamo la voce di Pando insieme alla regia di Fede. Sta per partire la Smart Chart. Ok. La classifica ufficiale di Party Virtuale. Ogni lunedì sera all'interno del nostro programma c'è Pando, c'è Fedidi che schiaccia tutti i pulsanti e c'è tanta musica nuova. Ciao Matteo! Ciao Federico! Sì, allora, al numero 5 finalmente una novità questa settimana. Abbiamo due ragazzi che si vestono di nero, arrivano da Miami. Li suoniamo solo noi, ma ci crediamo tantissimo. Si chiamano i Black V-Neck e sono stati remixati da una ragazza, pensate un po', una DJ donna che si fa chiamare Jay Warra. La canzone è Damn Girls, molto bella, al numero 5, nuova entrata. Vai Fede! Mi viene da dire Milano Marittima, non so se sei d'accordo, Fede. Poi Ibiza, dai. Sì, Damn Girls, molto bella, Black V-Neck, non so, Gary, anche un po' il tuo genere questo, sbaglio. Un po'. Ma sì, bello, non lo conoscevo tra l'altro, quindi grande, grazie per aver fatto. È uno dei brani che mi ha fatto bella conoscere figata. Franco Focaccia, quindi dovrebbe essere anche forte all'estero, insomma, nei festival. Al numero 4 invece una vecchia conoscenza della nostra classifica, dall'Australia, Tini Tempa, Torrent Foot, More Life. Al numero 4. Wow. Made it out of blood like Jenga. Been on a three-day bender. Ask Israel, I'm a style bender. Southsider, not an EastEnder. Milano Marittima. Scratch that temper. Better make a girl scream like Benga. Big back like Brenya. Airbnb. Una bella figata. Sì, è la Smart Chart, la nostra classifica molto veloce perché noi dobbiamo battere il tempo di Facebook, non possiamo farci bloccare assolutamente all'interno di Party Virtuale. More Life al numero 4. Volevo anche fare un saluto a Lopez che solitamente fa parte di questa classifica, questa sera non c'è ma tornerà molto presto. E al numero 3, a sorpresa, la canzone che era al primo posto la settimana scorsa ma scende. Una canzone prodotta in Italia ma non è in italiano, e peccato, anche perché sta per arrivare Sanremo 2021, ma loro sono i Meduza, canta Dermot Kennedy, questa è Paradise. Numero tutti coloro che ci stanno scrivendo sui commenti, che stanno facendo tanti saluti sia agli ospiti che noi dello staff, tra poco risponderemo a tutti. Questi sono i Medusa al numero 3 e al numero 2 un altro bel brano che è tra i più mashuppati, tra l'altro proprio da Sandro Murru che è ospite con noi oggi. Purple Disco Machine, Exotica al numero 2.
esotica. I suoni anni 80, un brano dei primissimi anni 80, è stato campionato da Purple Disco Machine, che ha fatto centro anche questa volta con Exotica. Al primo posto, so che c'è una rullata per quando ci sono delle novità, perché è Natale, sapete com'è, no? Bisogna essere tutti chi più ci buoni. Sarà? C'è una novità, una canzone che arriva direttamente al primo posto, i cui ricavati andranno proprio in beneficenza per gli artisti che sono rimasti, insomma, un po' senza lavoro in questo periodo, anzi in questo anno ormai. Vediamo che incassi molto. È un nostro caro amico, tutti gli effetti uno del nostro staff, lo salutiamo, DJ Jump, insieme a Roby Giordana e tanti altri artisti del mondo della musica dance anni 90, con la cover di Amour Toujours di Gigi Dug al numero 1 della Smart Dance Chart. Come l'originale, piace alle tipe, assomiglia molto all'originale. L'unica differenza è che questa è cantata dai più grandi personaggi della musica dance anni 90. Salutiamone un paio: Natalie Hartz dei Sound Lovers, Anne Lee, Neja, Kim Lucas, Aiduci e tanti altri. Insomma, questo progetto tutto natalizio curato da DJ Jump, Roby Giordana, ed era la prima posizione di questa settimana della nostra classifica. Io ero Pando, ma rimango con voi, e anche Fede rimane con voi. Era la Smart Dance. Ciao a tutti da Pando, Pando, ciao a tutti da, è bella figata. Ciao a tutti da Pando, buongiorno a tutti da Pando, Pando, ciao a tutti da Pando, Pando, ciao a tutti. C'è un video di Jump, ascoltiamolo, non si sente per un po', ma al finale... Tutti dal DJ Jump, un saluto agli amici di Party Virtuale e di Smart Dance Chart. E saluto a grandissimo Pando, ovviamente. Vi auguro un buon Natale, felice anno nuovo. Mi raccomando, ragazzi, fate i bravi e continuate ad ascoltare l'Amour Toujours. Ciao a tutti dal DJ Jump. Benvenuto da Pando. Vabbè. Quante volte abbiamo saltato quest'estate quando c'era il saluto a Jump? Dillo ai tecnici. Dillo ai tecnici che aggiustano il palco. La parte finale era udibile, solo la parte iniziale che non si percepiva, poi non vi è rientrata, però c'era. Allora chiediamo a Sandro se gli è piaciuta la classifica di Pando, se qualcuno di questi dischi, sicuramente Purple Disco Machine, lo apprezza. Allora, moltissimo, apprezzo anche l'iniziativa di DJ Jump, lo sto suonando anch'io nei miei programmi e nelle mie dirette Facebook. Mi è piaciuto molto il new entry che state spingendo, che conoscono in pochi. Anch'io non ero a conoscenza e a fine programma, mi raccomando, datemi il titolo, perché poi vado su Beatport e me lo compro anch'io. Esatto, proprio lì l'ho trovato qualche mese fa, quindi finalmente... Tra l'altro mi sono consultato con un altro DJ che volevo salutare, perché appena trovai questo brano lo mandai subito a uno dei nostri amici di Party Virtuale, a Mitch B. Mi confrontai proprio con lui su questo brano, insomma ci trovammo piuttosto d'accordo, devo dire. Tra l'altro saluto con Mitch B, oltre ad essere amici abbiamo collaborato insieme, abbiamo realizzato Rispet, un brano che è stato tra i più venduti nella Jungle Records quest'anno, quindi amici. Abbiamo una soddisfazione. Siamo amici, 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 siamo amici, bravo. Eccolo qua in sottofondo, nominato ed è arrivato, Rispet. Ascoltiamone un pezzettino, dai, un pezzettino eroino. È naturalmente supportato, tantissimo. Allora, torniamo a noi perché è una bella puntata scoppiettante. Pando, ti darei ancora la linea per andare a vedere se sul web sta scrivendo qualcuno nella nostra pagina ufficiale di Party Virtuale, ricordando che da qualche giorno abbiamo iniziato a far crescere la nostra pagina di YouTube, che è veramente neonata, abbiamo messo un po' di ordine ed è venuta una cosa molto figa. Ancora abbiamo abbozzato, però già ci sono tutte le rubriche di Vera, di Federico e gli altri stanno preparando. Stanno arrivando. Esatto. Fate subscribe, mi raccomando, su YouTube, perché poi noi sorteggeremo e vincerete un premio offerto da Sony, logicamente. Subscribe non è una parolaccia, una lezione gratis a scuola di ballo. Mi raccomando, questo, cioè, Sony, apri il portafoglio. Voglio dire, non c'è più ansia, ci sei, una bella figata. Allora, dobbiamo dire che devono attivare tutti la campanellina di avviso, che quando pubblichiamo un nuovo video gli arriva subito la notifica. Esatto. Ai nostri telespettatori. Vedi com'è professionale lei. È molto bella anche la grafica, non so chi l'abbia curata, però mi sembra veramente molto accattivante. Insomma, la è un ragazzo in gamba quello lì, attenzione. Potrebbe fare che voglia di fare.
Allora, volevo far partire questa rubrica perché c'è una bella ragazza, un'altra bella ragazza, perché oggi è un po' la puntata delle belle ragazze, perché durante le feste non ci vogliamo far mancare nulla, ma non sono solamente belle, hanno dei numeri, e i numeri di solito ce li espone molto bene Vera della Scala, per cui Sonny, che cosa accade ora? Ah, non lo so, cioè, tutte le rubriche le fai presentare a me e quelle della ragazza le presenti te, no? Ho capito questa differenza. No, ma assolutamente, è tutta roba tua. Attenzione, una new entry, abbiamo appena presentato Vera della Scala, ci presenta la sua rubrica rosa, arriva la vera rubrica, sigla. Speriamo. La vera rubrica di Vera della Scala. Tutta tua Vera, presentacela! Buonasera ragazzi, da Vera Rubrica. E come dice Sonny, è la rubrica rosa questa sera, perché vi presento Lucilla, 17 anni, in arte Rusi, che già in questa giovane e fresca età collabora con artisti di livello nazionale ed internazionale e rimane attiva nel suo lavoro di cantante postando le cover di diversi generi musicali all'interno dei social, dei suoi social come Instagram, TikTok. Intanto ciao Lucy! Ciao a tutti! Ciao, piacere di averti in puntata. Benvenuta con Lucy, noi. Benvenuta all'interno della famiglia di Party Virtuale. Speriamo che tu possa trovarti molto bene con noi. Poi nella vera rubrica di solito si sta comodi, c'è un comfort esagerato. Grazie. Ma comunque volevo annunciarvi che nel 2021 Lucy inizierà delle collaborazioni molto importanti, come per esempio con il gruppo True Crime e con... glielo sveleremo insieme, Lucy. Che cosa ci dici della tua attività? Allora, diciamo che io canto fin da quando ero piccola, cioè è tutta la mia vita, però da circa 4 anni ho iniziato a prendere lezioni, perché comunque, ok, mi hanno sempre detto sì, sei brava, però volevo davvero migliorare. Allora da 4 anni ho iniziato a far canto e me ne sono innamorata follemente e ora... una volta a settimana prendo lezioni, però diciamo che canto tutto il giorno e appunto ultimamente sto pubblicando molto su Instagram, perché ormai è il social che si utilizza di più, però c'è TikTok adesso, che è un social nuovo e ne sto approfittando un po' di più, perché su TikTok molte più persone possono vederti, quindi quasi ogni giorno ne metto una. Le tue collaborazioni musicali, diciamo, sei riuscita ad ottenerle attraverso i social o ti hanno conosciuto attraverso altri canali? No, attraverso i social. Ad esempio c'è un ragazzo che è abbastanza conosciuto, ha fatto una canzone, tramite Instagram mi aveva contattato e con lui l'ho aiutato in questa canzone, abbiamo fatto un video musicale e alcuni cantanti anche abbastanza famosi mi hanno trovata, ad esempio uno che è Ludwig, ha postato un mio video sul suo profilo e grazie a questa cosa molte persone mi hanno contattato. E quindi dobbiamo fare un saluto speciale a Raffa dei Two Crimes, che è un amico di Party Virtuale. Ci siamo conosciuti in Aquafan, dove è stato invitato con i Two Crimes in una giornata per insomma salire sul palco, quello prestigioso di Aquafan, e godersi un po' quello che l'estate ci proponeva quest'estate, che non era poco in Aquafan, e quindi sono convinto che con lui farete delle cose molto interessanti. Come organizzi il tuo lavoro all'interno dei social? Posti determinati tipi di canzoni? Raccontaci un po' come utilizzi questo canale che in realtà tutti i musicisti adesso stanno iniziando ad usare, dato che per il momento comunque di live se ne parlerà fra un po' di mesi. Esatto. Allora, diciamo che non è che ogni giorno posto una canzone o altro, però ogni tot giorni metto una cover sulle storie. E invece
ogni magari mese metto proprio una canzone e la posto sul mio profilo. E, in realtà scelgo quelle che più mi piacciono, cioè magari in quel periodo mi sono fissata su una canzone, allora voglio che anche le altre persone le ascoltino e così lo faccio. Però appunto ultimamente sto pubblicando molto più su TikTok, perché lì può vedere davvero chiunque quello che faccio, e anche lì ho riscontrato che più persone sono riuscite a vederlo, e lì quasi ogni giorno però metto, posto una canzone. Scusa, guarda, Lucy, se vi interrompo, te. Vera, devo chiedere un favore alla Lucy, perché noi abbiamo un problema nella squadra, che c'è il più giovane di noi, che dovrebbe essere un esperto fruitore, no, dei nuovi social come TikTok, ma per lui è vecchio anche Instagram, perché lui è vecchio dentro. Sonny, ti puoi far dare qualche consiglio? Fai una domanda. Ah, ragazzi, il cognome, voglio dire, molto aiuto. Forte in Facebook, perché so che ci vuole la mail e la password, e poi dopo insomma ci sono tutti i miei fan che hanno dai 65 anni agli 89, e io mi trovo a mio agio con, insomma, Instagram troppo giovanile, dai. Non... Deve rimanere collegato l'account. Sì, anche in Instagram. Io ho una domanda tecnica da cantante, sono sicura che questa mia domanda servirà a tantissimi cantanti. Mi è capitato che TikTok mi ha bloccato un video. Mentre io cantavo una canzone Disney addirittura, facevo una versione di La bella addormentata nel bosco e me l'ha bloccata. Invece su Instagram e su Facebook no. Ho visto che bisogna anche stare attenti a pubblicare le canzoni degli altri, perché te le possono bloccare, per esempio. Sì. Come funziona? So che ogni tanto hai bisogno di dei produttori discografici dietro per fare questo lavoro. Esatto, Lucy. Infatti è successo anche a me che magari mi hanno bloccato... Ad esempio le dirette su TikTok, appunto, perché magari metti sotto una canzone e lì non ci pensi e c'è il copyright, mentre su Instagram sì. È molto più tranquillo, infatti lì mi trovo molto meglio. L'unico difetto è che su TikTok, se ad esempio fai una live e canti, può vederla chiunque, mentre su Instagram diventa più difficile. Però io preferisco Instagram, sinceramente, perché lì hai molto più probabilità che ti trovi qualcuno, anche perché i cantanti... più famosi, che magari non sono più giovanissimi, su TikTok non ci sono, mentre su Instagram sono a contattarti. Allora, io ho fatto, scusate se vi interrompo, ho fatto una promessa a Raffa quando abbiamo parlato della Lucy, e che questa intervista, questo video con lei che canta, l'avrei mandata a Rudy Zerbi, perché lei ci teneva anche a fargli vedere quello che sta facendo. Quindi lo farò sicuramente, quindi dato che ci sarà anche questa parte, Rudy, ascolta questa ragazza con attenzione, perché ha veramente dei numeri. Quindi fallo, è giusto, Vera? Assolutamente sì, a parte bellissima voce, che la prima volta che l'ho sentita ho detto wow, e pensavo che fossi molto più grande, quindi complimenti, è già una voce molto importante. Ecco, questa cosa non dirla a me, mi raccomando, che sembravo molto più grande. Beh, ma nel senso che la vedi è così, così piccola, invece la sua voce proprio sembra di una donna già di 30 anni, secondo me. Stanno scrivendo, Pando chiama, sentiamo cosa hanno da dire dal web. Sì, ho anche bussato, non so se avete sentito. Ma funziona questo metodo, è perfetto. Che carino, insomma. Allora, c'è Lorenzo Mazzola che dice, vabbè, a parte ci fa gli auguri di buon Natale, mi dice che Lucy è la cantante numero uno e che la vera rubrica spacca di brutto. Grazie. E si è fatta un nuovo fan, Lucy. Questa sera, esatto. Piace ai tipi, piace ai tipi, non alle tipe. Esatto. Poi c'è anche Daniela Renzi che piace alle tipe. Esatto. Beh, questa voce tra l'altro l'abbiamo già sentita, è uno che ci telefonava ogni tanto, ma è molto simpatico. Non c'è più da un po'. E ciao ragazzi, finalmente di nuovo lunedì, mi mancavate, ci dice Daniela Renzi. Ciao Dani. Mi saluta Leonardo Dragna, che è uno dei nostri, anche questo lunedì, che ci augura buon Natale, felice 2021. E ha cambiato, poi... non dice più spiace di brutto, spacca... Insomma, ma è un periodo che non è giù di morale, perché chiama Sonny e Sonny non risponde. Non è vero, io rispondo sempre, abbiamo chiacchierato anche una bella 35 minuti. Ecco cosa fai invece che lavorare. Vedi. Alle 4:30 della mattina. Vedi, c'è anche vedi. Filippo, chiamalo! Filippo Gisotti, Phil G invece esprime un apprezzamento per gli occhiali di Gary Kaus, quindi anche grazie. Il punto di vista dell'ottica è molto grazie. Considerato da chi ci... La prossima la prenderò da Strocchi, anzi a proposito, io farei un primo piano su Strocchi che in questo momento come al solito non c'è. Aspetta che lo fisso. Una volta c'era il suo armadio,
però siamo stati sgridati per via dell'armadio, quindi adesso abbiamo il suo bellissimo logo dietro e lui come solito si fa i cavolacci suoi, però va bene, dai. Eccolo qua, questo è il video che riprende il logo dell'International Blog, però comunque rimane il banner. Salutiamo gli amici che ci stanno guardando anche su quella piattaforma, che contribuiscono a aumentare un po' tutti i vari modi per vedere Party Virtuale sulla Smart TV, sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e in pillole, poi splittato durante la settimana su Instagram, grazie anche al lavoro che sta facendo con minuzia di particolari la nostra Vera della Scala. Vera, come allora, ti è sembrata? Scusami solo un attimo, c'è una cosa da parte di Daniela Renzi che chiede a Pando, visto che ci conosciamo da tanto, di chiamarla la Dani, perché si è offesa che l'hai chiamata nome e cognome, tra un po' stavi dando anche il codice fiscale, io non so. Ha ragione! Ha ragione. La Daniela è una parte di noi, anzi io la inviterei una volta a fare due chiacchiere, perché assolutamente concordo con le sue idee. È una delle più carine in assoluto, anche perché è sempre molto attaccata e affezionata. Intanto volevo farvi vedere, eccolo qua, un'immagine importante. L'uomo che cammina, ma la domanda è con chi starà parlando? Perché è lì, eccolo qua, è vediamo. Lì il discorso. Giulio, passa, ti prego, almeno fai una passerella. La Lucy vuole vederti. Aspetta. Fagli un sorriso, niente, una spalla. Mi sta chiamando a me per chiedermi quando c'è Party Virtuale, aspetta. Vabbè, allora Mugo, com'è? Ti è sembrata interessante questa giovane artista? Direi, Frankie, sì, tanta roba, poi anche carina molto, quindi ecco. va bene. Sapevo. E non guasta avere un bel aspetto, è sicuramente importante per avere anche un impatto iniziale, che non è male assolutamente. Aiuta, tra l'altro tanto. Comunque a 17 anni canta, ho guardato un molto po', bene. Spizzicato un po' nei suoi social, canta diversi generi, dal pop. Sandro, potrebbe essere interessante per qualche produzione musicale, la Lucy? Sì, assolutamente. È chiaro che la voce poi va sempre ascoltata nel suo contesto, quindi a seconda della base, a seconda della melodia, dell'armonia, però why not? Assolutamente. E per Lucy ho l'ultimissima domanda. Qual è il genere che ti piacerebbe sviluppare nella tua vera carriera, una volta uscita a fare live? Che tipo di genere ti piacerebbe cantare? Decisamente il pop. Sì. Immaginavo. C'è l'attitudine da pop, ti si legge negli occhi, e spero veramente tanto per la tua carriera e che 2021 ti porti un sacco di collaborazioni vittoriose, Lucy. Grazie mille. Grazie. Bocca al lupo, Lucy. Sentiamo viva le pop. Un applauso globale per la Lucy, che è stata in trasmissione con noi. Dai, che inquadro la squadra, eccola qua. Oggi siamo tanti e non ci stiamo neanche nella finestra. Volevo chiedere a Sandro Murru se lui, quando sceglie la voce per i suoi dischi, va sempre solo su cantanti consolidate o a volte gli piace proprio scoprire anche nuovi talenti in questo senso? Allora, di solito su cantanti consolidati, però non disdegno di aprire una finestra anche alle nuove leve, ai nuovi cantanti. Perché Sandro, no? Non ti consiglio le americane, che sono critiche comunque. Tornando a quello che dicevi. ci ho già lavorato con gli americani, lo so. Però ho lavorato anche con gli inglesi e mi hanno creato anche un grattacapo, anche gli inglesi. Quindi, non è facile. Dobbiamo restare in Italia, che ci sono tante brave cantanti italiane, dai, vedi? Sì. Quindi dobbiamo subito far crescere il nostro parterre italiano, quindi cantante, singers. Fatevi notare, fatevi sentire, noi ci siamo, le basi musicali noi le sappiamo fare, abbiamo bisogno della vostra voce e della vostra pronuncia. Sentite, ma voi per caso avete qualche aggancio per l'Accademia alla Scala? Perché la mia prof si è fissata che devo entrare alla Scala. Perché scusa, se non ce l'hai tu. Se non ce l'hai tu che sei vera della Scala, chi ce l'ha? Non ce l'ho perché sentite qua, l'Italia... All'Accademia puoi entrare a massimo di 29 anni. 29 è un numero magico, quindi se hai 30 anni non puoi più entrare in Accademia. Allora mi ha detto, guarda Vera, ne hai 28, c'è un anno di tempo per provare. E oggi mi ha messo un'ansia addosso, che ho detto, aiuto Dio. Vabbè, noi siamo già, inutile che chiedi a noi, che siamo già belli che in là, cioè te lo dico. Non è che c'è 28 comunque se hai bisogno di un documento falso, chiedi a Sonny, c'eri a tutti, ti può far diventare anche ventenne. Io sono abbastanza in regola, cioè nel senso, non ho nessun documento falso. Sonny, per favore, tu in regola non sei mai stato. Va bene, va bene.
Comunque attenzione, andiamo con la prossima rubrica. Intanto ringraziamo Vera che ogni lunedì fa una rubrica sempre più bella, ma sta per partire la rubrica che dà l'appuntamento alla tecnologia. Ogni lunedì ci spiega una cosa nuova. Andiamo a vedere la sound tech. Mi raccomando Elena, stai attenta perché dopo ti facciamo delle domande se hai capito cosa ha detto Federico Di Gesù. Stai attenta. Amici di Party Virtuale, ciao e benvenuti in una nuova puntata di Soundtech. Questa sera voglio farvi conoscere il mondo delle luci, bar LED, teste mobili e la centralina luci, in gergo DMX. We won't settle for less. Don't be a drag, participate. Clamps on the half shell and roller skates, roller skates. Wow, molti di voi si saranno accorti che questo clima è molto familiare. Non le luci, ma le mura di sicuro. Siamo all'interno dello studio di Sonnacchio. Sonnacchio! Il nostro amico di Party Virtuale, il bello del gruppo. Abbiamo allestito questa magnifica scena perché tra qualche giorno verrà registrato il video di Natale. Ma non parliamo di questo, ma parliamo di quello che è il contesto luci. Il nostro DMX, le nostre teste mobili e i nostri bar LED. Beh, lo Slim Bar 12DL, stiamo parlando di un prodotto che al suo interno ha 12 LED da 10 watt cada uno, una potenza pazzesca all'interno di questo studio. I nostri bar ci servono per dare profondità e per dare colore alla nostra stanza, mentre le teste mobili servono per dare movimento alla nostra scena. Parliamo di lui, il cuore pulsante delle nostre luci, colui che comunica con loro e che accende o spegne l'impianto. Il DMX, in questo caso il Sagitter Quiver 512 canali, messi a disposizione per programmare le nostre luci, in questo caso delle Beam Club 7R che sfruttano 16 canali cada uno, quindi stiamo parlando di molteplici funzioni. Non scendiamo troppo nel tecnico, ma andiamo a scoprire sul campo cosa sono in grado di fare dei bar LED e delle teste mobili collegati al nostro DMX. Siamo riusciti ad eseguire perfettamente lo spettro musicale, intro, inciso e ritmica, grazie alle molteplici funzioni del nostro DMX. Per il momento è tutto, finisce qui la puntata di Soundtech, penso l'ultima dell'anno 2020 e direi per fortuna, da Federico Di Gesù per Party Virtuale è tutto. Ciao! Non ci stavo capendo più niente. Complimenti come al solito a Federico Di Gesù per i suoi tutorial che sono molto belli. Ti sono piaciuti, Sandro? Moltissimo, e ho anche scritto il commento nel mentre che andava il video. Ho detto: caspiterina, che luci. Insomma, molto emozionante, bello. Molto bello. Esatto, speriamo foto di poterlo che usare presto. Speriamo. Speriamo, speriamo di vederle dal vivo. In camera vanno bene, ho visto, bisogna vederle. Purtroppo è lo sgabuzzino di Sonny dove ci porta tutte le tipe che piacciono. Ammazza che sgabuzzino, sembrava un appartamento da... A me dispiace solo che nessuno sia riuscito a strappare la parte rossa delle tende, però nel filmato è nascosta. Cioè, quelle ragazze sono collegate, c'è cioè proprio parte del muro.
però ha scelto due foto mie veramente molto belle. Allora, andiamo con l'interrogazione, ragazzi. Ci sono Federico Di Gesù e la nostra nuova, diciamo, amica di Party Virtuale, cioè l'Elena, che vogliamo presto inserire con una sua rubrica, che ci deve dire, okay. Vediamo, Fede, ci sei di fianco, Ci sono. Che cosa vedo, sono? Aspetta che la prova a toccare. No, sbaglio di là. No, poi non devi far con la mano così, dai. Ah, è l'abitudine, chiusa, scusate. Un po' di rispetto. Qual era la domanda, intanto? I DMX. Ok, cosa... Ah, devo fare delle domande io sul DMX? Sì, vediamo se come risponde, come se la cava. Deve riuscire a venirci fuori anche se non sa. Allora, nell'universo DMX, quanti canali sono disponibili? Ma la bicicletta... Parto io, Guarda qua, non capito. 28. 192 o 512? L'ho detto nel video, Che cos'è? Troppo. 512 quanto? È troppo, ha detto. Quindi la prima varia. No! Stanno suggerendo, Elena, rispondi! È la prima variante che ha detto, dai. Comodissimo. Cioè, no, allora, no. Non è la risposta giusta, però c'è un'altra domanda. Vai Fede. Allora, facciamo la seconda domanda. Perché guardava sonnacchio durante le domande. Come si chiamano in gergo tecnico quelle cose che si muovono su e giù? No. Par LED. Dagli tre possibilità. Par LED. Che cazzo. Teste di nicchia o teste mobile? Gary Chaos? Lo dice la parola. Mobili? Lo dice la parola. Non ho sentito, mi può ripetere? Ripeti, Fede. Si sta andando a riguardare, allora, filmato. Come si chiamano? Par LED, teste LED. Mobili o barre LED? Barre LED. Ma no! No! Allora, Fede, ma sei cattivo, non gliene fai rispondere una! Vai, la terza domanda! No, ma è difficile per noi! Ancora! Le luci vanno con la corrente elettrica o no? Che faccio? Aspetta, vai, metto anche... Metto in questo trittico... Voglio mettere in questo trittico anche Sonny, perché ho capito che lui come professore è molto più, diciamo, di manica larga, quindi potrebbe essere interessante inserirlo. Vai Sonny, vai. Allora, se rispondi correttamente andremo a cena insieme. Cioè, no, Sonny, allora sbaglia. Ricordati la regola che non va mai confuso il lavoro con No, ma il premio. Allora, attenzione, le luci, quelle che hai visto nel video, erano bianche o cambiavano anche colore? Cambiavano colore. Sì, brava! Allora, io voglio dire una cosa, scusate. Questo vuol dire quanto la rubrica di Fede è seguita, insomma. Voglio dire, proprio, è la riprova perfetta. A me è piaciuta, però. Soprattutto dal pubblico femminile. Insomma. Adesso voi scherzate, però in realtà noi siamo un po' tutti invidiosi della rubrica di Fede, perché è quella che è vero. Splittata fa più visualizzazioni, è incredibile, ma tutti si interessano al Federico Di Gesù e un po' la rubrica leader, dai, da quel punto di vista. Bene, Pando, andiamo dagli ascoltatori, poi devo dirvi una cosa importante su Sandro. Allora, c'è Davide Ognebene che dice un saluto a Frankie e Party Virtuale. Ciao Davide, il DJ Toto, grande Toto. Esatto, poi c'è un po' di gente che ci saluta, Renato Filpi, poi Ilenia Garani che dice saluto tutti tranne Sonny, non capisco il motivo. No. Beh, io lo capisco, poi ve lo potrei anche raccontare, c'è un motivo ben preciso, provate a immaginare cosa avrà combinato. Ha fatto il test d'ammissione. Cristian Miozzari e anche Michael Lutti che dice che Sonny con gli occhiali sta molto bene. Almeno, grazie. Pacca di brutto e... Piace alle tipe. E... Devo dire che abbiamo anche un altro bel messaggio, quello che parla di Elena, lo leggiamo visto che ci siamo, da Lorenzo Mazzola. Elena, sei la numero uno e buon Natale. Tra l'altro ha scritto in arancione, come ha fatto non lo so. Beh,
c'è stato subito Gary del tenero tra Mazzola e l'Elena. Scritto in DM. Anche tra Mazzola e la Lucy. Non vorrei che Mazzola si innamorasse di ogni ragazza che invidia. No, devo dire che Mazzola è un po' marpione, perché tu a tutte lo dice. Comunque, vabbè, non volevamo dirlo. Però, vabbè, in particolare Elena si vede che... Allora, vorrei raccontarvi questa cosa. Sandro ha avuto un riconoscimento molto importante. Correggimi se sbaglio a dire delle cose. L'etichetta Jungle Records, che è un'etichetta... è un ente francese, ha inserito nelle 20 migliori etichette, chiedo scusa, quella di Sandro Murru, che è un attestato molto molto grosso, no? Sì, hanno scelto il brano Respect, che ho realizzato insieme a Michi B, a Fenu e a Zen e alla cantante Abigail. Abbiamo fatto la cover di Aretha Franklin, Respect. Siamo molto contenti perché abbiamo fatto un gran lavoro, è stato realizzato tra febbraio e marzo, quindi quell'attimo prima che scoppiasse il problemone del coronavirus, e poi niente, è uscita a maggio, e chiaramente le disco erano mezzo aperte, mezzo chiuse, quindi un po' ci ha, come si dice, ci ha un po' ostacolato il cammino del brano, però devo dire che il brano aveva le gambe e ha camminato da solo, quindi si è fatto notare. Quindi era il grande Lemon Grey. Sì, dobbiamo salutare il nostro amico francese e soprattutto la Django, che ha creduto nel progetto, e poi soprattutto volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno votato, che ci hanno comprato, acquistato il brano. Se siamo finiti tra i most rated dell'anno, è una bella soddisfazione. Bravi, bravi Sandro, sei sempre vulcanico. Sandro non si ferma mai e devo dire che fa sempre delle cose di grande qualità, è una bella cosa. Tu, Vera, sei stata mai in zona Sardegna? Da piccola in un... Adesso apriamo Pando, arriviamo subito, ci facciamo raccontare prima l'esperienza di vacanza in Sardegna, magari ha incrociato qualche serata di Sandro. No. No, io ero piccolissima. Hai presente quella musica che si sentiva lì lontano mentre tu eri in spiaggia sdraiata che giocavi? Quello lì era Sandro che stava facendo una festa. Dai, che figata. Vera, mentre lei stava col secchiello, lei, giusto, in spiaggia, me la ricordo. Ma sono andata veramente una o due volte, però vorrei tornarci in Sardegna, a vedere il mare, ha detto un mare che è bellissimo, no. Scusate, non è come il nostro, e mi dispiace dirlo, però il mare da noi... Però la piedina è la piedina, quindi... Sì, beh, però la piedina, dai! Guarda lì davanti a Viale Trento, dove sta Mugo a Cesenatico, il mare sembra di essere Caraibi, quel pezzettino lì, vero Mugo? È bellissimo e pieno di paganelli. Cosa sono i paganelli? Tipo le passere, i paganelli, ragazzi, sono dei pesciolini che bisogna starci attenti. anche tanta neri. Gnocchi, Vabbè. Sonny, devi annunciare una rubrica. C'era Pando che bussava, sta molto a cuore, credo, no? Sì, attenzione, vogliamo dare prima la parola a Pando? No, sì, dai, ragazzi. Scusatemi, hai ragione, c'era Pando che bussava da un'ora. Prima di tutto volevo salutare il più grande esperto di Sardegna in Italia, che è Giulio Strocchi, tanto per cominciare. Vabbè, Giulio, è qua che ci parli. Cioè, gli amici lo chiamano Io, cioè proprio le... Per capire è una bella figata. Sandro, io non so se la conosci Costa Paradiso in Sardegna. Ti conosco e confermo, bravo. Io lì ho la casa e sono andato per oltre 15 anni in Sardegna. Hai capito, Giulio? Ha scelto una bella location, bravo. Peraltro, a proposito di Sardegna, volevo dire una cosa, così lo saluto. Ho sentito proprio oggi via messaggio Cristian Cocco, ve lo ricordate? Sì, di Striscia la Notizia, che è stato qua a Parti Virtuali. Abbiamo anche poi dei progetti insieme e non è escluso che li porteremo avanti a breve. E lo voglio salutare perché sta bene, anche lui è sempre in movimento, non si ferma mai. Grande Cocco. No, invece ci sono due saluti importanti per Sandro Murru, visto che abbiamo parlato con lui poco fa. Daniele Ugoni, che lo saluta. E anche Roberto Rosi Porta, che dice sono ottime le produzioni di Sandro Murru. Io ringrazio, molto gentili, grazie mille.
Comunque sta venendo fuori da tutto questo qua che Strocchi è quello che c'ha più pilla, quindi vabbè, questo non c'è dubbio, è l'imprenditore lui. Sta venendo fuori questo, poi non volevo dirlo, quindi Sonny, che mi stai dicendo? No, io non ho niente. Allora, Sonny ce l'ha, però sa, Sonny avendo un bruttissimo diciamo rapporto con il fisco, risulta povero, però spero, in realtà... cioè spero che questa trasmissione rimane sempre diciamo salutiamo gli amici sergente, finanzieri lui. Ciao ragazzi, Castelnuovo di Modena, no, dove abitano. No, via Dante Alighieri 57. Non sbagliate, sono... fratello, mi raccomando. Cioè, lui, esatto. Lui si dice, allora, attenzione. Esatto, ma... no, volevo dire solo che tu ti ritieni talmente povero che non è che dici che sei un nulla tenente, sei un nulla sergente addirittura. ancora di meno. Cioè. L'hai ancora di più, bravo Gary. Allora, attenzione, va alla prossima rubrica che è quella del sottoscritto, perché è quella dedicata al mondo del ballo. Oggi lo vedremo proprio dal vivo. No, non è vero, arriva la Dance Pill, sigla. Eccoci qua in un'altra puntata delle Dance Pill. Siamo nella stessa ambientazione della Soundtech, proprio perché le due rubriche in un qualche modo oggi sono collegate. Nella Dance Pill andremo a vedere una piccola performance di salsa e di bachata utilizzando le scene create dalle macchine recensite nella Soundtech di Fede. Andiamo a vedere la performance di salsa. Come ben sapete è un ballo energico, di conseguenza il ballo sarà accompagnato dalle luci rosse e gialle. Come avete visto poco fa nella salsa, essendo un ballo energico, abbiamo utilizzato movimenti dinamici delle teste motorizzate. Ma adesso andiamo in bachata. Essendo che è un ballo molto sensuale, utilizzeremo colori più tenui, come il blu e il viola, e movimenti meno dinamici delle teste motorizzate. Soy capaz, te lo incapaz, por ti mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro, si ha de ser por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna, me hago astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. Siamo arrivati alla fine delle Dance Pill anche oggi, io mi sono divertito un sacco, come spero anche voi. Abbiamo utilizzato l'aiuto della Soundtech per farvi capire l'importanza della scenografia all'interno di uno spettacolo di ballo. Grazie a tutti e alla prossima! Video spettacolare, Sonny, poi ha preso una controfigura di ballerino che era identico a lui. Cioè, molto... Posso dire che finalmente devo dire che la Dance Pills ha assunto l'elevato valore che prometteva. Bellissimo questo filmato. Grazie, grazie mille. Grazie, lo so di che cuore. C'è anche la mano di Federico Di Gesù in tutto ciò, in tutto ciò. Ma facciamo un applauso perché è stata una bellissima puntata di Dance Pill. Fatta bene, bellissima. Fatta bene, ma infatti volevo chiedere se posso venire a registrare la Smart Chart anche Bookina Book ed è lì. Lo studio in particolare, le luci sono appena state smontate, ma insomma abbiamo visto anche la piccola coreografia di ballo, insomma. Fammi andare un secondo dalla Lucy che è ancora con noi. Lucy, tu balli balli in caraibici magari. Ma caraibici, scusa. No. Pessima. Neanche sulla dance floor ti scateni con le tue amiche, non so, quando c'è della musica. Andiamo in discoteca, ovvio. Però... Mi raccomando, scatenati un po' di più quando ci sono i nostri DJ, Sandro Murru, Gary Kaus, Frankie, Mugo, Manuel, Pando. Adesso chi non ho detto? Federico Di Gesù. Lo farò. Quali sono le cose che piacciono di più alla tua generation?
Ma in realtà queste canzoni che state mettendo sotto sono molto alla discoteca. Quindi Quindi sì o no? piacciono. Quindi promosse. Temevo una risposta diversa, mi è andata bene, devo dire. Crescono bene questi giovani. Sentiamo se invece la nostra Elena balla. Sì, mi piace ballare, devo dire, sin da piccola. Ma sei più per il ballo di coppia, dove c'è il contatto uomo-donna, o quello Ma libero? non ho mai trovato, cioè, gli uomini o non hanno voglia di ballare o non sanno ballare, è un po' difficile trovare un compagno che sappia Tranne che ballare. parti virtuale. Tranne che a parte virtuale, ti presentiamo il DJ Manuelito. Manuelito, ti presentiamo Elena. Piacere Elena, sono Manuel e già Ciao, Marco. sabato, piacere, piacere, ho 25 anni e vabbè, la barba non so come mai cresce ai livelli di Homer Simpson, però mi Ma sto scusa, abituando. ma dei due fratelli non era Sonny che ballava? Cioè. No, ma balla anche Manuel, Ah, balla ok. anche Manuel, oltre, e devo dire che balla anche bene, cioè, Sonny è il professionista, dai, in Direi che linea di massima, forse però meglio. Avete notato Manu la se la cava maglietta? bene. Infatti ero io nel video della rubrica di Sonny. Ah, ok. Sonny, come mai non ci sono più gli uomini che vanno a invitare le donne a ballare? Cos'è successo? Non è vero, no, sono un po' timidi, però ad esempio anche noi in scuola di ballo insegniamo che devono invitare le ragazze, che oltretutto scuola di ballo e Seven Day School hanno il corso gratuito per imparare, come ad esempio Elena, insomma, Io ho gratis. sempre pensato che uno a ballare le cose latine, al di là della passione per la musica, ci va per quello, perché è in brocca. Cioè, io l'ho sempre vista No, così, o no? vabbè, così è Classico. brutto. No, subito ci va per la passione, però imparare a ballare aiuta anche insomma, a formare e a forzare il carattere, di conseguenza evita le Guarda, io timidezze. credo di non aver mai conosciuto un uomo che gliene fregasse di ballare, proprio andavano tutti per imbroccare, quindi secondo me No, ballerini dipende. provetti, ma tutti imbroccatori. Non... Intanto Alcuni per fortuna ballano ancora per la passione, ecco. ho fatto Sì. una cosa un po' particolare Quale che passione? non so quanto potrà fare piacere alla nostra Elena, ma ho messo tra i fratelli vecchi l'Elena, eccola qua, in mezzo. Prova a Oh. allargare le braccia così li tocchi tutti e due, guarda, uno di qua e uno di là, ce Insomma, li e hai. allarghiamo anche noi. Una giovane in mezzo ai vecchi, vedi? I vecchi Vero. fratelli, perché in realtà sono Ah, ok. giovani i Ah, ok. vecchi. Vabbè, comunque, vai, andiamo pure avanti con la rubrica. Prossima, Sonny. Allora, Aldo, c'è qualcosa da dire prima? sì, volevo salutare Fede perché pare che sia terminata la batteria, insomma, non lo vedo. Comunque, Esatto, è vabbè, finita un poi attimo la io batteria andrei con la del... prossima rubrica, ragazzi. Ragazzi, sono rimasta senza luce al camino. Cioè, Esatto, sono anche blackout Federico di Gesù è rimasto senza anche da me. Ecco, se luce, per ha avuto un caso bloccheo. dovessi sparire anch'io, vi saluto, è stato bello Cioè, essere ci stiamo qui. spegnendo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo Buon spegnendo. Natale a tutti, amici. Ragazzi, non ci vedo niente, cioè, ho il computer acceso e il cellulare, Ragazzi, quindi dopo il spero. lockdown, il Il blackdown. blackout! Il Il blackdown! blackout. Vabbè, andiamo con la rubrica, via. Sonny, Sonny? Le tocca a te di solito, questa parte qua spengo è anche il dopo la tua microfono battuta. di Sonny. No, lui era ancora La dobbiamo cercava di fare senza ballare. l'aiuto di Fede, ma attenzione, sta per... Ah, hai ragione, forse non è il caso di farla partire perché senza musica la rubrica di Mugo fa un po' fatica. E anche La quella di cow Gary. story, anche la vostra E latina. anche quella di Manu. Per cui cosa facciamo? La rubrica dell'Elena, la rubrica dell'Elena. Elena, questo è il vero senso dello spettacolo. Devi andare a riempire un vuoto perché abbiamo il vuoto di Ok. regia, cioè non c'è più, non c'è più musica. No, ma secondo voi è collegato? Che Che non... senso? No, Non non ti credo. riapro il campo. Fede di solito, perché purtroppo da quando sta con Sonny, gli ho detto: guarda, non pagare la bolletta dell'Enel perché non serve, non serve. Invece Sandro serve pagarla, a quanto pare. Beh, sì, soprattutto noi che usiamo gli strumenti per produrre non possiamo mai rimanere fregati senza la corrente. Quindi ci tocca pagarla. Tocca Hanno pagarla, tocca.
Federico ha montato tutte le luci tranne che il caricabatterie, quindi è un bel impiastro, perché abbiamo delle rubriche tutte legate alla musica e posso raccontarvela nel frattempo, se volete, la mia, per recuperare un po' qualche minuto. Ah, la possiamo fare, però sarebbe priva di musica, ci sarebbero solo le immagini, però se vuoi magari dopo andiamo a rimontare la musica sotto per quanto riguarda la parte di Instagram. Avete cercato di capire se Fede gli è successo qualcosa o lo sto provando a sentire adesso. Che bella questa cosa in diretta proprio. Allora cerchiamo Fede in diretta. Chiamiamolo in diretta. Metti in viva voce Sonny, vediamo se risponde. Sì. Stai attento, stai pronto con la censura, perché potrebbe essere un po' arrabbiato. No. E non è radiofonico. Allora sei in diretta su Party Virtuale, quindi fai il saluto. Ha acceso il forno alla Sara, secondo me. Sara ha acceso il forno. Per quale motivo, ma noi qui a Castelvetro siamo rimasti senza corrente. Allora c'è una connessione, Fede, anche in quel di Ravenna. Allora, ha detto che c'è la connessione anche in quel di Ravenna. Aspetta, adesso puoi ripeterglielo. Che si sente bene. Non è che Vera per caso sei a Castelvetro e ci hai nascosto dietro. Anche la Vera della Scala è rimasta senza corrente, però si chiedono Fede adesso come si fa a mandare le rubriche musicali senza Fede di Gesù che manda la musica. No, ma questo è stato... Non è un problema, posso tranquillamente provare a collegarmi con lo spot e fare col MacBook. Adesso procediamo per armarci. Ecco, guarda ragazzi. Vai, grande Fede, così ti voglio, risolutivo. Dai, abbiamo la possibilità di scoprire qualcosa di più ancora su Sandro, se sta già pianificando una ripartenza graduale dei possibili servizi, magari partendo dai locali che partiranno speriamo in febbraio marzo con la ristorazione, dove si potrà fare un po' di musica fino ad arrivare al club speriamo almeno in estate. Ma si è appena fermato, mannaggia lui. Si è appena fermato, mi sono fermato proprio ieri ho fatto l'ultimo pranzo show. Niente, adesso rimaniamo in attesa. Alla prima domenica utile di gennaio, se ritorniamo in palla, saremo pronti. Sicuramente ripartiremo con la ristorazione, musicheremo i ristoranti. Poi pian pianino riapriranno i club. Sicuramente quando si arriverà con le serate all'aperto, che ci sarà più sicurezza e meno rischi, quindi aria libera per tutti, e probabilmente questo cavolo di vaccino l'avremo fatto tutti, sperando che funzioni. E finalmente ci potremo liberare. Ce lo auguriamo tutti, veramente. Assolutamente. Lucy, per una diciassettenne questo lockdown si sente di più o di meno? Cioè... Ragazzi, Lucy è andata via perché mi ha scritto su WhatsApp che non aveva più, che ha problemi con internet anche lei. Mannaggia, ma stasera è una strage. È una strage, un blackout totale. Cioè, non scopriremo mai se i diciassettenni sono più sensibili al lockdown rispetto magari alle altre fasce d'età. Però vabbè, la curiosità è sicuramente forte, anche perché per i ragazzi credo che sia un bel problema il fatto proprio di non socializzare neanche nella parte quotidiana. Cioè, tu dici noi da vecchietti stavamo già in casa prima, non è che c'è che io veramente in casa ci stavo poco, forse appunto, sono invecchiato da quando è iniziato il lockdown. Appunto, noi sembriamo vecchietti, ma siamo giovani dentro, dai, su. Devo chiedere una cosa a Sandro. Sandro, secondo te cosa sta scrivendo l'Elena? Perché è un po' che scrive delle cose, o prende appunti. La Elena è quella che sta al buio o quella con la luce? Con la luce. Sta prendendo appunti sicuramente, perché non è italiana, quindi deve ricordarsi di certe cose, no? No, non è affatto così. Facendo i cavoli suoi. Non sono riuscita a rispondere alle domande perché dopo qua mi sono presa, perché sto studiando giurisprudenza e qua sto studiando, guarda qua, la lezione al divieto di discriminazioni, quindi devo preparare un esame per gennaio, quindi c'è parecchia roba, però ho avuto piacere anche di vedere. Ragazzi, è tornato Federico Di Gesù, eccolo qui. Fede, intanto devo dire che ci piace molto Elena perché è super produttiva, scherzi a parte sei forte davvero. Ho cercato di diventare multitasking, però vabbè, cerco di essere un po' di qua, un po' di là, però comunque vi seguo, mi piace questa vostra energia, è una bella cosa comunque, è una bella situazione, sono contenta. Brava Elena. Fede, ci sei? Sei tornato? Eccomi, sono tornato.
E che allora succede? Per quale motivo ma Castelvetro è andata via la luce per 10 minuti? Ma anche dalla vera ma stai scherzando? Tutto. Sì, no. È vero. È al buio. Io, guarda, vera? Fede, sono al buio totale. Ciao Ali, Vera! Qua c'è qualcosa che non mi torna. Io non vorrei che voi foste nello stesso posto, mi puzza un po' sta cosa. Puzza un po' che no, io l'avevo detto, c'è la congiunzione Giove-Saturno, c'è una congiunzione enorme. Perché ci fosse una congiunzione Fede-Vera, perché voi siete dentro le orbite di Fede diverse d'Italia. Più allora, che la messa a terra, qua c'è la massa a terra, che te lo dico io. La messa. Allora attenzione, Frankie, sta per partire la prossima rubrica, è quella del nostro Mugo DJ che in una veste molto rock, molto cattiva, ci presenta un artista anche oggi, forse un gruppo, forse vivo, forse morto, non si sa, perché è un po' la caratteristica della rubrica di Mugo. Arriva la Pictures Talking, sigla. ...2001 a causa di un tumore ai linfonodi, ma diciamo che nella sua schizofrenia dalla nascita ha scritto dei pezzi punk incredibili, fra i quali Merry Christmas, dove chiedo a Fede di augurare a tutti i rockettari Buon Natale e Merry Christmas Rock and Roll. Eccola qua, c'è anche la copertina, rock and roll! Vale, ragazzi! Gli artisti stanno iniziando a conoscere questa rubrica e tutti quanti, dato che il fattore comune che si muore a partecipare alla tua rubrica, sperano di non essere mai scelti. Tra l'altro, Frankie, sì. Toccano tutti nelle parti basse. Perché... Quindi finora non ce n'è stato uno vivo? No, dai, uno no, vivo. No, qualcuno Pelù, sì, qualcuno Pelù, sì. Pelù no, ancora vivo. Tanto, ma... vita. Eccolo. Merry Christmas. Sentiamone un pezzettino e chiudiamo questa Picture Talking.
è tornato, credo, con un po' di notizie dal web. Vediamo. Non sono DPCM, sono saluti da parte del pubblico. È la Dani, non più Daniela Renzi, ma Dani, che dice: grande Mugo, ma quante ne sai? A pacchi proprio. E anche Lorenzo Mazzola che dice: vive il rock and roll. Quindi anche qua, a parte virtuale, c'è spazio per vari tipi di sound e anche il nostro pubblico apprezza. È una bella cosa questa. Sandro, a te piace il rock? Sì, fa parte del mio background. Da giovane ascoltavo molto rock, ascoltavo, vabbè, chiaramente i Deep Purple, che hanno formato, diciamo, il mio gusto musicale. Quindi io sono partito dai Deep Purple. Quindi i Ramones li ho conosciuti perché nel 78-79 qualche brano dei Ramones andava. Infatti facevano il movimento punk rock, come ha detto prima Mugo, e qualche disco l'ho suonato anche loro. Quindi oltre ad averlo ascoltato a casa, l'ho suonato anche pure in discoteca, perché se ben vi ricordate c'era il momento rock. Il momento rock, anche quello lento. Assolutamente, c'era, vero, figlio. C'era lento. Comunque tu sei bravo, passato, Sandro. Purple, Purple Disco Machine, vedi? Proprio... il Purple rimane. Il Purple rimane. Sì, è vero, mi perseguita. Allora Sonny, recuperiamo un po' di tempo con un bel annuncio veloce della prossima rubrica, che è una rubrica molto importante. Molto importante, perché la fa il nostro DJ internazionale Gary Chaos, la nascita delle proprie produzioni, e si chiama come lui, la Chaos Story. Vai con la sigla. Sì, per questa puntata, tra l'altro, che stiamo anche un po' fagiolo, perché so che Sandro ha rifatto da poco lo stesso pezzo che stiamo per sentire. Vi volevo raccontare di Kalimba de Luna, grande pezzo di Tony Esposito di un po' di anni fa. Insomma, noi l'abbiamo ripreso qualche anno fa, io e Luca Garaboni, che è un ragazzo DJ, un amico, che adesso è resident del Blue Marlin a Ibiza, insomma non adesso, nel senso in questi ultimi anni, sono fermi anche lì, quindi per forza adesso è fermo anche lui. Però ci siamo conosciuti a Miami nel 2013 durante la conference, così nel conoscerci, poi sai, quando le solite cose, cosa facciamo una cosa assieme. Lui aveva già il pallino aveva già buttato giù un'idea di Kalimba de Luna, e usando solo un pezzettino, io gli ho detto: ma scusa, però il pezzo è forte, perché non proviamo proprio a prenderlo tutto? Abbiamo contattato i produttori di Tony Esposito, ci hanno dato permesso per farlo, abbiamo fatto sentire la versione e abbiamo fatto questa versione che adesso Fede c'ha sotto. E in più, come al solito, quando si fanno i pezzi, poi a volte c'è anche l'esigenza di fare i video, quindi abbiamo anche girato il video che state vedendo, Luca Garaboni, vedi che è lì, facendo tutto molto in casa, perché noi abbiamo questa caratteristica di voler fare tutto in casa, quindi lo studio era di un amico, le immagini che vedete le abbiamo girate a Ostia, quindi siamo stati 2 giorni lì, la macchina era anche quella di un amico che ce l'ha prestata, e abbiamo fatto questa cosa, insomma, un po' estiva. Abbiamo chiamato questa ragazza, i 2 ragazzi che si vedono anche lì sono il figlio di quello dello studio, insomma abbiamo raggruppato un po' di gente e abbiamo fatto questo video di Kalimba de Luna, video ufficiale con Luca Garaboni, che saluto, grande, ci speriamo di averlo poi presto anche qua assieme. Quindi ci ascoltiamo un po' di pezzo, dai, giusto così per farvelo sentire, e intanto vediamo le immagini del video e altri aneddoti poi vi racconterò tra un po'. Adesso magari ce lo bloccano perché sembra l'originale. Tra l'altro, Gary, ti volevo dire che riguardando il canale YouTube, le puntate che abbiamo postato durante l'estate giorno per giorno, sono andato a rivedere i reclami che abbiamo ricevuto, e quello che mi ha fatto più sorridere è stato quello per Love 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 di Gary Chaos, e Lopez, un reclamo per Love Love Love. Io mi autoreclamo, hai capito quello? La cosa incredibile è che l'abbiamo messa tutti i giorni dell'estate, ma l'hanno reclamata un giorno solo, non so perché. Esatto, che ne so, si vede che quel giorno lì gli tirava. Ma lì è forse Nesta Pine che si è arrabbiato, che ha detto: non mi nominate mai, non mi nominate mai. Mica poco. No, lui no. Comunque niente, questo era quanto, mi faceva piacere segnalarlo, uno perché comunque
A noi piace spesso riprendere pezzi vecchi, questa volta non ho fatto il truffaldino, abbiamo chiesto i permessi, quindi siamo ufficiali, quindi grazie Tony. È un capitolo particolare della carriera di Gary questo qua, non prendetelo ad esempio, di solito non chiede. Qualche cosina, dai, ogni tanto, cioè, adesso non è che si può proprio chiedere a tutti, anche perché poi molti non parlano italiano, quindi non... Ho capito di sì, ho detto no, però sì. Comunque, niente, questo è quanto, quindi grazie, spero che vi sia piaciuto. È stata molto bella, come al solito quando si fanno i video ci si diverte sempre tanto, ci sono tanti aneddoti che poi adesso magari non vi sto a raccontare del tutto, perché insomma sono anche un po' scabrosa. Però è stato bello, quindi Kalimba de Luna, la grande, il pezzo è un po' vecchiotto, però per me è sempre attuale, quindi se volete suonarlo è disponibile. Alla grande Gary Chaos con le Chaos Story, le storie un po' di Gary che a volte vanno proprio direttamente a parlare delle sue produzioni, altre volte invece si focalizzano magari su avventure musicali che ha avuto in giro per il mondo, molto belle come al solito, e devo dire molto belli anche i clip. Gary ha gusto per i videoclip. Poi sì, ogni tanto un culo fa sempre bene vedere, quindi noi li mettiamo perché facevano bene. Poi vabbè, ci siamo anche noi, però quando siamo noi... La gnocca cura. Vanno giù, ecco, le due. Non so. Comunque. Vera, tu sei un'appassionata dei clip, ti piace guardare i clip degli artisti? Tantissimo, io avevo 13-14 anni, mi svegliavo la mattina e mettevo su MTV e stavo lì a guardare i video tipo, ah, è tornata la luce, che bello, scusate, non ne potevo più di MTV. Anche a casa di Fede. E praticamente stavo tipo 2-3 ore sul letto fino al mezzogiorno, alle 11, a guardare i videoclip di MTV, e sono sempre stata fissata per i video musicali e spero un giorno di fare anche io tanti video musicali, perché mi diverto troppo. Comunque devo dire che oggi, adesso a proposito anche di questo, oggi effettivamente col fatto che è tutto più veloce, tutto sempre veramente, non fai mai a tempo a iniziare a capire una cosa che già cambia, e questa cosa dei video la fanno ancora, però forse è passato un po' in secondo piano, secondo me, su certi generi musicali, perché non se li caga più nessuno, non so come dire, è un peccato, perché invece comunque il video, secondo me, se fatto bene, in certi pezzi fa il suo. Fa, no? Tantissimo, fa tantissimo. Tantissimo. Sì, sì. Ma poi... è proprio per questo, secondo me, adesso tutti fanno talmente tanti video che, tra virgolette, hanno perso anche valore... gli altri, non so come cioè, da un lato c'è tanto video, però comunque alla fine non sono forse guardati, come tutte le cose, dai, troppo stroppio, no? Quando c'hai tanto da scegliere non sai poi che cosa guardare, cosa vedere o che cosa battezzare come meglio, peggio, no? Esatto. Questa cosa qua io ci rifletterei, perché secondo me invece è importante, perché veramente il video io lo ritengo abbastanza importante. Invece si vede che ultimamente è un po' sottovalutato, però vabbè, riprendiamo a guardare i video, ragazzi, quindi guardate YouTube, il nostro canale, bravo, guardare benissimo, bravo. Quello che vi siete perso durante questa puntata, quindi con calma vi mettete lì, caffettino, quello che volete, un whisky, ubriacate, vi fate quello che volete. E mettete iscrivetevi al nostro canale YouTube, esatto. Perché insomma può essere comodo guardare anche tutte le cose che facciamo direttamente da casa con la Smart TV, andate sul vostro canale, selezionate, guardate tutte le puntate che volete o i servizi commentate. Che magari preferite, perché è una bella cosa. Sandro, a te è venuta la passione dei video legata a qualche brano? Beh, io negli anni 90 avevo realizzato i video per Chase e per Blackwood, devo dire che ci hanno aiutato moltissimo, però in quel periodo sono state le radio che mi hanno dato una grande mano, quindi sono legato un po' più alla radio, però non nego che l'importanza di un buon video aiuti alla divulgazione della musica. Assolutamente. Sì. Beh, guarda il caso di Psy, Gangnam Style, quello lì è stato, cioè, credo che il video abbia assolutamente aiutato il pezzo, perché comunque... moltissimo, il brano era, diciamo, un brano maranza di qualsiasi anno, ecco, un po' retro, diciamo. L'idea anche, geniale, però, è stata il video, come quello degli NFA, sì. O tu comunque sono... Esatto, più... anche quelli sono stati molto bravi con il video, quindi a volte un bravo regista e un bravo artista dei video può dare una marcia in più alle canzoni. Assolutamente così.
E parlando di video, Frankie, forse c'è una novità nel 2021. Diciamola. Famosi nel web. Non abbiamo ancora deciso bene il titolo della rubrica, ma vi farò conoscere i video strani della parte strana dell'internet che hanno sono riusciti a raggiungere milioni di view, i video trash. E sarò io con l'Elena a commentare i video che vanno di moda nel web. E secondo noi, un po' alla Jalapas, spiegheremo il perché è così tanto bello da guardare quel video. Quindi Elena, qual è stato il video più particolare che hai visto, talmente trash che ti è rimasto in testa per tantissimo? Forse ragazzi, per mi sia la vita. Allora, si chiama Chicken Attack. Dai Vera, lo sai. Il Chicken Attack un po' ci ha cambiato la vita, devo dire. Proviene dalla parte orientale, diciamo, del mondo. L'abbiamo visto in spiaggia e da quel momento, diciamo, sono già 3 anni, abbiamo già iniziato un nostro linguaggio che si chiama il Polange e tutta una serie di cose che avremo l'opportunità di raccontarvi. Bello, comunque. Ci piace, sono già curioso. Siamo fuorissimo, però ci crediamo tantissimo. Vera, a occhi e croce, Elena potrebbe essere una fan di quella canzone, quella hit mondiale che va praticamente sopra ogni canzone, che arriva dalla Svezia. Ah, te la ricordi? Gunther! Sembra ci mancherebbe altro, no? È stata svezzata l'Elena con Gunther durante l'estate, ovviamente. No, ma quando avete bisogno di cercare di video strani, noi siamo delle ottime ricercatrici e scoviamo i video più trash in voga del momento. Manca una rubrica all'appello e la dobbiamo fare partire, anche perché abbiamo sentito la mancanza la settimana scorsa e faremo il pieno questa settimana. Anche perché è una rubrica che attira molto le donne, proprio perché parla del reggaeton e di tutto il mondo latino, e questo mondo latino ha una voce ed è quella di Manuel DJ, perché arriva la Voz Latina, sigla! Buonasera amici di Party Virtuale, ciao, benvenuti alla puntata del 21 dicembre, alla settima della la Voz Latina. Io e il mio albero di Natale qua di fianco a me, questa sera vi vogliamo proporre una recentissima canzone di Sfera Ebbasta insieme a J Balvin intitolata Baby. Baby, sì, la conosco! Oh, vedi che io riesco a colpire... Pacca di brutto e piaccia. È vero. Dopo ve la facciamo anche sentire un po'. Pensate che dopo 2 anni e mezzo di assenza, Sfera ha riportato il rap game nazionale su un altro livello. A testimoniarlo maggiormente, oltre ai progetti insieme a Diplo, Steve Aoki e tanti altri, arriva questo pezzo realizzato in collaborazione al cantautore colombiano J Balvin, che possiamo ricordare come Loco Contigo, con canzone Magica. Tequila, tranquilla. Anche tequila. Ed è proprio grazie al risultato di questa collaborazione che ho scelto di proporvi questa traccia. E Baby è il secondo estratto dall'ultimo album famoso, che è il quarto in studio di... Le sa tutte la nostra... La voce latina la faccio io. No, perché io la porto sempre a ballare reggaeton. Per forza, si balla reggaeton, ragazzi. Dai, Sfera Ebbasta, è anche bello. Beh, insomma, un po' tatuato, però pensate che appunto questo brano diventa per il giovane Sfera un vero e proprio passaporto fuori dall'Italia, grazie appunto a questa collaborazione. Il video è una produzione cinematografica con effetti ed animazioni 3D, quindi mi collego un po' alle rubriche precedenti per spendere 2 parole anche sul video, che si rifà a proprio 2 mercati di riferimento di Sfera Ebbasta, il pubblico latino e quello statunitense. Tra i due artisti, J Balvin e Sfera, nasce un bellissimo rapporto quasi
quasi fraterno, e in questo momento compongono la famiglia, espressa anche nella vicinanza dell'artista colombiano alla musica del rapper italiano. La traccia è una bellissima ballata d'amore dalle sonorità esotiche latine, vi è proprio un rimando alla figura della donna che troviamo praticamente sempre in tutte queste canzoni reggaeton, un po' più spinte e un po' meno, e proprio la donna in questa tutta sua natura, un concetto esplorato e innalzato all'ennesima potenza. La donna infatti viene definita una regina, viene amata e viene desiderata. Ora amici, per la contentezza di tutti voi, insieme al grande Fede ve ne facciamo ascoltare un estratto. Di questa canzone che sta andando fortissimo e proprio in cima alle classifiche del genere, e se avete notato tante cose è cantata proprio in doppia lingua. Io amici vi ringrazio, vi auguro un buon Natale e questa settimana sono tornato, non vi siete scampati della mia rubrica. Un abbraccio a tutti, grazie. Grande Manu! Allora, direi che abbiamo fatto l'unplane, vera, secondo me a Lena gli possiamo fare due di rubriche. La voz latina in co-conduzione ci sta, perché ne sa la ragazza, e in più la rubrica sui video trash. Certo. Beh, comunque adesso ci occuperemo di due, è molto interessante. Bene. Sì. No, ma che la grande trasfere, basta i video trash, siamo lì, eh. Più o meno. Allora, io devo dire che è stata una bellissima puntata. Voglio sapere se si è divertito Sandro, è stato bene con noi. Allora, mi sono trovato benissimo come l'altra volta quando mi avete invitato, quindi mi apro una finestra, mi aspetto un altro invito prossimamente, magari ma certo, nel 2021 magari. Sei sempre uno dei nostri e quindi ormai fai parte della famiglia, stai attento che vieni risucchiato in continuazione. Dai, così io sono ben contento di portare un pezzo di Sardegna e di dirvi in presa diretta un bel aio, fa sempre bene un aio, che è l'equivalente di let's go. Di okay. Let's go, let's go è quello, è la io. È quello, è uguale, è lo stesso significato. Fando, tutto bene? C'è qualche messaggio finale prima di salutare? Fando è andato. Fando! Anche lui si è staccata la luce, quindi qua c'è qualche, ecco, qualche inghippo, secondo me. Potremmo riprendere con le rubriche dall'inizio, visto che la puntata oggi è stata troppo veloce, mi sembra. Una volta che si è stati bravi. Federico Di Gesù, ti ho messo... Aspetta che ti metto eccolo qua, in versione... Guarda com'è bello. In versione mosaic, per salutare tutti quanti. Vedete che la luce c'è, mentre a casa di Pando non c'è, ma va a capire. Mugo, tutto bene? Come passerai Natale? Allenandomi, Franky. Sport, bravo. Sport. Tanto okay. Sport. Mi sono messo un po' in dieta, ragazzi. Come Franky, scusa? No, chiedevo se anche Vera farà sport per le vacanze. Io sì, ho il mio allenatore, sono andata a fare sport anche oggi, è a Ravenna, quindi io mi posso spostare, vado ad allenarmi anche la vigilia. Bene, allora brava, ragazzi, Vera. È stata... una bellissima, ragazzi, puntata. Solo gli ultimi saluti, che appunto, visto che non c'è Pando, li posso fare io che stavo guardando. Grazie alla Dani che dice vai Gary, e Paola Ferrari dice bravi con le manine, quindi grazie. Ciao Paola, ciao Dani. Bene, ragazzi, noi ci sentiamo la settimana prossima, vi facciamo gli auguri di Natale e durante la settimana pubblicheremo anche il Sotto le Cuffie extra programma con Gary Kaus, quindi adesso Gary ci mettiamo d'accordo, allora perché abbiamo promesso.
Faremo come i regali di Natale, no? Ogni domanda un regalo da, da spacchettare con Gary Kaus. Ecco, mi tocca sempre a me quando c'è da fare dei regali, vedi? Mi tocca a Gary Kaus. Grazie a Giulio Strocchi e alla collaborazione dell'International Blog. Salutiamo gli amici di Radio Bruno che si sono trasferiti stasera sulla nostra pagina per poterci seguire. Ovviamente la nuova entrata, Elena di Party Virtuale, che ci, già ci piace tanto. È tornata intanto Pando, è tornata la luce Pando? Tutto a posto, mi sentite? Sì, adesso sì. Vabbè. Siamo pronti? No, c'è un black down qui, è l'albero di Natale che consuma troppo, secondo me. Secondo me quelle che palle c'hai lì. Scusa, che palle hai messo? Quelle del 2020, belle grosse. Quelle belle grosse. Johnny, puoi dirci solamente prima di chiudere quando potremo vedere questo video fantasmagorico che hai realizzato? Allora, intanto era una cosa che non dovevi dire perché dietro un po' di spoiler. È una sorpresa. Vabbè, dai, uscirà il video di Natale della scuola di ballo, uscirà ufficialmente il 23, quindi tra due giorni, e spero che tutti voi lo andrete a vedere. Mettilo sulla pagina di Party Virtuale, fai questo sacrificio. Prossimamente ma quale, cinema? Quella di Instagram o di Facebook? Di Instagram, Sonny, non sei in grado neanche di fare l'accesso. Donacchio! Dovete sapere che se volete, se dovete, se provate a taggare Sonny in qualsiasi social è impossibile. Perché so, devi rimanere collegato all'account. Non esiste. No, su Facebook ci sono. Bene, no, quindi così, guardatelo, poi mi direte com'è bellino. Ma là. No, è bellino, dai. Chi lo guarda. Bene ragazzi, tanti auguri veramente a tutti. Ah, è vero, devo farla partire io la sigla. Devo dire che me la sono cavata con qualche piccolo inghippo e mi scuso, ho qualche sporcatura l'ho fatta, però oggi ho dovuto sia condurre che fare la regia. Vi assicuro che la mancanza di Lopez la sento in maniera molto forte ogni volta, cioè, perché vorrei mi tocca veramente dire stare questa con cosa perché so che dopo Lopez si offende, però devo dire sei stato molto bravo, dai. Grazie Gary, però qualche pasticcino l'ho fatto, però vi assicuro che non è semplice pensare a entrambe alla crema. No, dai, è andata bene. C'è da dire che tu nel frattempo non è che ripari anche i telefoni, mentre Lopez sì, quindi cioè ci stava, capito? Assolutamente, ho provato a riparare qualcosa qua per mettermi nella stessa condizione. Mi è mancato Lopez, ma tornerà sicuramente la settimana prossima. Buon Natale a tutti ragazzi, mi raccomando, passate delle grandi feste. Buon Natale da Party Virtuale. Ciao.